Tu sei il grande ex di questa partita perché a Siena, lo possiamo dire senza tema di essere smentiti, hai fatto la storia, 155 presenze, 3 gol, tra l'altro il primo con la maglia bianconera fondamentale, no? In chiave promozione, era il 2011 trasferta di Grosseto. E che gol! Sì, confermo. È stata una giornata indimenticabile per me e per tutti i tifosi del Siena, in quanto quel derby non si giocava da anni e anni. Molto sentito e vincendo, potevamo prendere dei punti e avvicinarci alla vetta, e così è stato, grazie a un più gol. Sono rimasto veramente estremamente contento e ho gioito insieme ai tifosi, l'ho condiviso insieme a loro. Questa è la prodezza che ricorderai per sempre. Tu da difensore naturalmente non hai fatto tantissimi gol, un sinistro incrociato su punizione, palla sotto la traversa, portiere ha solo visto la palla entrare, insomma un grandissimo gol, eh? È stato un gol, guarda, io sono molto onesto e mi ha aiutato anche un po' il vento. Devo dire che ha preso una traiettoria, la palla è anche un po' fortunosa, ecco, però l'ho impattata bene, quindi ci provavo spesso già in quell'anno e la fiducia mi ha dato comunque ragione, ecco, riprovare e riprovare, alla fine l'ho cercato e l'ho fatto nella giornata magari più importante per i tifosi che siano. Assolutamente, poi la ripetizione del gesto, lo vado sempre sottolineando, è determinante nei miglioramenti di un calciatore e non solo di un calciatore, insomma in qualsivoglia attività o disciplina sportiva. Parlando dell'attuale momento, poi torneremo ancora ai tuoi trascorsi nel Siena. Modena, senza dubbio, prima partita da grande squadra. Complimenti. Peccato per il risultato, insomma. Bah, assolutamente, c'è molto dispiacere, delusione, perché i ragazzi, devo dire la sincera verità, hanno fornito, sforgiato una prestazione super, preparata molto bene dal mister. La risposta è stata positivissima, l'unica cosa è rimasto l'amaro in bocca per il risultato finale. Credo che il mister abbia detto una cosa saggia, che anche il pareggio c'era stretto per la prestazione che abbiamo fornito e per le occasioni che abbiamo creato, perché le abbiamo riguardate ieri insieme, ne sono state tante, ce ne sono state tre davanti alla porta, veramente importanti. Il rigore non dato, quindi uscire da Modena sconfitti, brucia. Non c'è dubbio, insomma avete dimostrato di poter giocare partite così contro squadre di alto livello. Naturalmente l'obiettivo ora, Cristiano, è cercare di farle diventare non un'eccezione, ma quasi la normalità, se si vuole arrivare ai playoff con qualche ambizione, no? Eh sì, la regola vuole continuità, risposte sempre più convincenti in mezzo al campo, richiamare pubblico e speriamo di arrivare in una zona di classifica che alla fine ci può permettere di arrivarci, diciamo, con un aspetto morale alto, ecco, con un aspetto emotivo alto. Questo è il nostro obiettivo. Cosa ti ha lasciato Siena? Siena è stata la mia seconda casa, ci ho comprato anche una casa lì e speravo di rimanerci a lungo e speravo di chiuderci la carriera. Purtroppo poi, anche se c'ero stato 5 anni già, avevo rinnovato altri 3 anni, però poi all'Atalanta mi ha strappato, un'occasione importante e poi abbiamo visto anche un po' la brutta fine che ha fatto Siena, e da una parte io sono stato fortunato diciamo, per la carriera calcistica, dall'altra parte sono rimasto molto dispiaciuto perché Siena era un'isola felice. C'erano tanti soldi, si viveva bene, però poi alla fine vai a capire dopo il perché era un'isola felice. Ci sono stati troppi errori. Ci sono stati troppi soldi spesi, sperperati e non va bene. Questa è una lezione che comunque le piccole realtà devono sempre tenere in mente,
perché Siena ha fatto il passo più lungo della gamba. Sono stato fortunato ad esserci nei momenti belli, siamo stati bravi noi ad esserci nei momenti di difficoltà e a rivincere subito un campionato. Comunque ho fatto 4 anni di Serie A e salvezze, salvezze senza problemi. Il giocatore più forte con cui hai giocato in questi quasi 5 anni di esperienza nel Siena? I vari Portanova, Massimo Maccarone, Carja, quel gruppo lì era quel gruppo che se noi ci credevamo potevamo arrivare anche in una zona, non dico in UEFA, ma potevamo veramente divertirci. Abbiamo mollato perché ci sentivamo troppo forti per una salvezza tranquilla e quindi quell'anno però il derby vinto con la Fiorentina, vinto a San Siro. Una squadra era forte, Zuniga, insomma, Curci in porta, però Maccarone è quello che in 3 anni mi ha impressionato per la mole di gol che faceva più che altro, perché come attaccante non è che ti impressionava, ma quando tirava in porta scoppiava la rete. Assolutamente, Zuniga mi hai ricordato un giocatore secondo me favoloso, diciamo all'epoca, uno stantuffo sulla fascia, grande qualità, colombiano se non vado errato, no? Sì, eravamo io e Zuniga, lui era più un offensivo, io davo un po' equilibrio e quell'anno sugli esterni veramente facevamo faville, grazie al supporto nostro da dietro, ma avevamo una squadra veramente forte. Senti, l'allenatore che ti ha dato di più, vabbè, facile pensare a Conte, ma l'hai avuto praticamente solo un anno, no? L'anno della B, che hai vinto a Siena nel 2010-2011. Poi? Ma Giampaolo è stato quello che con quella squadra il primo anno abbiamo fatto 50-51 punti, quindi quell'anno ci siamo divertiti. Tutti mi hanno dato qualcosa perché poi in un anno io ho cambiato Malesani, Baroni, Ah, giusto. Serse Cosmi, Sannino, abbiamo fatto un anno fantastico con Sannino e chiaramente Conte che è stato l'uomo che ha fatto resuscitare qualcosa a Siena perché dopo la retrocessione ci serviva entusiasmo e lui con Perinetti, con il suo staff numeroso, con la sua professionalità ha ridato un bel po' di ordine. E infatti con Conte, con quell'ordine che ha dato anche in società, nella struttura di allenamento, ce lo siamo portati avanti per 3-4 anni. Tra l'altro citavi Giampaolo che è stato un po', se vogliamo, il tuo mentore, ma ne abbiamo spesso parlato perché ti ha fatto esordire ad Ascoli, no? L'hai avuto a Cagliari e poi a Siena, quindi è stato sicuramente l'allenatore che ti ha segnato di più in carriera. Ti faccio un'altra domanda su quel campionato vinto nel 2010-2011. La prima giornata tu eri assente, mi ricordo, a Pescara e il Siena di Conte rischiò davvero la sconfitta col Pescara di Francesco che avrebbe meritato la vittoria. Sinceramente ero molto incazzato perché il fatto della squalifica me l'avevano detta la settimana stessa che giocavamo in Coppa Italia e io non sapevo questa cosa. Prima le squalifiche si davano settimana a settimana, adesso non è come adesso che quando mi arrivò quella notizia perché io dovevo scontare l'ultima giornata dell'anno prima e quando mi arrivò questa notizia io ero nero perché ci volevo stare, però poi ho giocato al ritorno e devo dire che quella partita l'avevo vista e Pescara aveva creato tanti problemi a Siena. Stava sbocciando Verratti che no, fece l'assist per Sansovini, il gol dell'1-1, non aveva ancora 18 anni. Noi segnò Calaiò, credo. No, segnò Mastro Nunzio. Mastronunzio. Mastro Nunzio, poi due pali, due legni colpiti dal Pescara. Il Pescara, insomma, giocò una grande partita. Era solo l'inizio del campionato, la prima giornata, per carità. Poi il Siena lo vinse meritatamente, lo stravinse questo campionato. Tu sei stato protagonista. L'Atalanta di Colantuono fece prima, se non vado errato. E poi vinse anche, no, arrivò in Serie A con voi, dopo gli spareggi, il Novara di Tesser, attuale allenatore del Modena. Proprio il Siena, no? Secondo me la più grande delusione di questo campionato. Sappiamo delle vicissitudini, no? Dei tanti allenatori, tra l'altro il rendimento esterno è da brividi, solo 10 punti, hanno fatto peggio Montevarchi con 8 e Fermana con 7. Nessuno se lo aspettava perché io poi sono stato con loro l'anno, il mese
i primi 10 giorni di agosto ero un tesserato con loro, io dovevo giocare con loro. Poi la mia scelta è stata quella di smettere, perché non volevo. Durante il ritiro avevo avvertito la necessità e la voglia proprio di smettere, quindi è una squadra che l'ho un po' vissuta da vicino e c'erano grandi aspettative. Il direttore Perinetti stava spendendo anche parecchi soldi. I giocatori li hanno presi, però, ripeto, quando non c'è un collante tra giocatori, tra tifoseria, tra società, forse erano impreparati, non lo so. Comunque sono stati ripescati, ci sono stati dei grandi sforzi, però quando poi non si è pronti, ci sono aspettative, il Siena è tornato nei professionisti, allora andiamo in B, ci sono questi che spendono i soldi, prendiamo giocatori di nome, alla fine Massimo mi insegni che per vincere ci devi prepararti. È un po' il discorso che facevi inizialmente, no? Spendere tutti quei soldi per giocatori in Serie C, secondo me è Esatto. stato un errore. Servono sicuramente i C giocatori, per sintetizzare, Cristiano, di categoria, no? Funzionali Sì, soprattutto. assolutamente. Forse, ripeto, non erano troppo preparati, però il direttore è stato un grande perché comunque ha attrezzato subito una buona squadra. Però, sai, anche a livello mentale, cambiare 20 giocatori, in una settimana venivano tutti altri giocatori, rifare una preparazione, forse hanno un po' pagato. La difficoltà, non so se può essere una difficoltà di questa partita col Siena, è più di natura psicologica da parte del Pescara, che viene da un risultato assolutamente meritato. Cioè, non temete un contraccolpo a livello psicologico dopo la No, mazzata di Modena, questo intendo dire. perché noi stiamo bene, perché io quella di Modena credo che ci deve rendere con tutta l'amarezza, con tutte le ingiustizie subite, però con tutti i dispiaceri, ho detto anche a qualcuno, ci deve rendere consapevoli, cioè è stata una partita invece che dobbiamo prendere qualcosa di positivo, cosa? La consapevolezza. E se questo dato, se questa situazione tu la rendi tua a livello mentale e diventi consapevole, e sei tanto più forte di quello che puoi rendere normalmente. Quindi da oggi in poi, se siamo capaci di giocare 75 minuti e fare la partita a Modena, e noi in casa dobbiamo asfaltare tutti, non puoi sbagliare una partita come domenica e come tutte le altre. Cosa ti ha dato Auteri? Ma il mister, restando con lui, io sto imparando tantissimo. È un'esperienza assolutamente che è una palestra per me importantissima. Spero e cerco di dargli una grandissima mano. Gli sto vicino, cerco di portargli quel pizzico di esperienza che da giocatore ho avuto e da lui prendo tutto quello che si deve prendere da allenatore, Ma quindi non mi poteva è capire. un martello, Cristiano? Sì, il mister non tralascia nulla, è una persona, è un lavoratore ed è una persona eccezionale. Il rapporto con i giocatori è ottimo, chiaramente pretende lavoro duro, però Massimo, il lavoro è l'emblema comunque di un qualcosa che tu, se vuoi raggiungere qualcosa, devi lavorare, in qualsiasi mestiere fai.